Oggi noi avevamo una coppia d'attacco 2-2004 che giocano nella Juniores, quindi oggi ho fatto giocare tanti giocatori che giocano poco e i titolari li ho fatto fare un tempo a testa, sia Bini che Ruffini, perché i tre centrocampisti sono giocatori che giocano poco e niente, però hanno risposto benissimo. Come dicevi tu, abbiamo fatto la partita, abbiamo quasi sempre attaccato noi e ci è mancato il gol. Chiaramente se lì davanti con i giovani si fa fatica, però hanno lottato, hanno fatto una buona prestazione. Soprattutto nelle fasi finali, un po' di sfortuna e mancanza di lucidità probabilmente. Sai benissimo che lì davanti i marpioni fanno la differenza. E quando giochi con 2-2004 qualcosa manca, si devono fare le ossa, come si dice. Quindi la partita, l'importante è che abbiamo dato tutto. Per quello che può Varese, visto che comunque anche il Varese ha giocato con, diciamo così, le seconde linee, comunque che squadra hai visto? Ma è chiaro che la domenica è tutta un'altra partita. Possiamo parlare, noi chiaramente brutta figura non volevamo farla e non l'abbiamo fatta. Ecco, quello mi interessava, non fare brutta figura. Poi sappiamo benissimo che andare avanti non si sa a cosa serva. È chiaro che secondo me questa Coppa Italia serve per quelle formazioni, quelle rose che hanno tanti giocatori. Noi già abbiamo tanti di quegli infortunati e sinceramente non mi sembrava il caso, non ho rischiato i titolari perché non mi sembrava caso di perderne altri. Quest'anno spero che l'anno finisca in fretta, perché io ho tre punte che si sono fatte male tutte e tre, Dell'Agnello, Ravasi e Bertazzoni. Si sono fatti male pesantemente, quindi adesso sono 3 mesi che stanno fuori, speriamo con l'anno nuovo di recuperarne almeno uno. Bertazzoni sono